proprio come fanno questi scatenati pargoletti. Poi si possono imparare tante cose, persino ad usare gli attrezzi da falegname. Quando l'appetito si fa sentire, ecco pronte fumanti delizie dolci, salate o fritte. E poi, quando si è stanchi, si può pure schiacciare un pisolino. La mostra del radicchio tardivo di Martellago brilla di quella gioiosa animazione che si deve quasi sicuramente alla vicinanza col Natale. Quest'anno però c'è di più, perché si festeggia il traguardo dei 25 anni, uno sposalizio decisamente ben riuscito. Assessore Gianni Vian, allora grande festa per le nozze d'argento di Martellago con radicchio, ma 25 anni fa, cioè più o meno nel 1988, il radicchio non era un prodotto così di tendenza come oggi? No, non lo era, ma negli anni i nostri produttori di Martellago lo hanno fatto sempre migliore e sempre più importante. La Pro Martellago, poi nascendo e con le acri eccetera, l'ha moltiplicato questo segnale e siamo diventati uno dei punti di riferimento di tutto il territorio. Oggi il nostro prodotto, che viene prodotto da diverse aziende agricole, è un fiore all'occhiello della nostra produzione agricola ed è una cosa buona, insomma. È bella da vedere, perché ci sono, tra virgolette, molti giovani che lavorano in questo territorio. Presidente Roberto Grotto, parliamo di questa edizione, la 25esima Nozze d'Argento. Allora, avete pensato a dei festeggiamenti speciali? La novità è la mostra con il radicchio IGP, che è strada che bisogna percorrere per forza se si vuole restare sul mercato. Senta, Presidente, quanti produttori hanno partecipato all'esposizione concorso? Espositori sono 58 espositori. Sono tantissimi, tutti di qua? Sì, diciamo tutti qua del territorio limitrofo tra Martellago, Scorzè, comune di Martellago, Scorzè, Zero Branco. Come spesso succede, tutto ha preso avvio dall'iniziativa spontanea di alcuni amici. Col tempo la festa è cresciuta, soprattutto grazie all'impegno dei tanti volontari che fanno capo alla Pro Martellago e alle Acli. E puntuali, per fortuna, arrivano le sponsorizzazioni. Presidente onorato Zanata, voi della Santo Stefano avete sempre creduto in questa manifestazione? Indubbiamente sì, come si diceva fin dall'inizio, abbiamo fatto in maniera tale che questa manifestazione potesse aver luogo, perché è naturale che senza qualche aiuto economico non si riesce comunque a far quello che è nell'intenzione degli organizzatori. Presidente, lei ha detto i soldi, i contributi sono importanti, ma è molto importante anche il lavoro dei volontari. Indubbiamente sì, come dicevo prima, gli aiuti economici sono importanti, ma se non c'è il volontariato, se non ci sono, come in questo caso, i produttori e non ci sono gli organizzatori, queste feste finiscono, hanno fine a se stesse, insomma. E questo primo quarto di secolo è stato immortalato dal timbro ufficiale delle Poste, merito del locale circolo filatelico, che ha anche allestito una bella mostra sulle vicende del radicchio in quest'area. Presidente Luigi Barbazza, annullo speciale per festeggiare le nozze d'argento del radicchio. Certo, per il 25esimo anno che Martellago svolge questa mostra sul radicchio, ci siamo impegnati di avere un annullo speciale che Roma concede sempre su richiesta, per una manifestazione che comporti anche un qualcosa di aderente all'agricoltura. E noi, come circolo filatelico, abbiamo cercato di allestire una piccola mostra che specifica questo argomento. Difatti, se poi andiamo a vedere le prime due, diciamo, esposizioni, c'è tutta la storia del radicchio nei vari comuni della provincia, Treviso e Venezia. Ma c'è un francobollo sul radicchio? Sul radicchio non si trova, purtroppo. Questo è una mancanza, diciamo, da parte delle Poste nazionali, che non stanno attenti a quelle che sono certe produzioni locali caratteristiche. Noi ci aspichiamo che ben presto lo facciano, perché questo, essendo un prodotto locale ben conosciuto, che si chiama IGP, tra l'altro, vorremmo che sia presentato, perché è veramente un fiore. Questo è il primo annullo relativo alla festa di Martellago? Noi abbiamo fatto un altro annullo nel 10° anniversario dell'associazione, e l'abbiamo anche, diciamo così, raccolto con un annullo speciale. Questo qua è il secondo fatto dall'associazione. Che cosa c'è scritto sul timbro? Intanto Martellago, perché è la località. Poi
Associazione Pro Martellago, che è chi organizza qui lo stand, è sotto mostra del radicchio, chiaro, preciso, cioè si riferisce all'argomento in cui si sta festeggiando e facendo la manifestazione. Il radicchio celebrato a Martellago è sempre quello rosso di Treviso, ma nella sua declinazione tardiva. Sentiamo in cosa si differenzia. La selezione più precoce ha più foglia rossa e meno nervo bianco in proporzione, mentre la selezione più tardiva in proporzione è molta più costa e molta meno parte fogliosa. Quindi questa è la diversità, ma alla fine il gusto è lo stesso, ma dà la possibilità di avere un prodotto che tiene il freddo e che quindi può restare in campo per più tempo, anche nonostante le brinate, quindi viene raccolto a fine dicembre, i primi gennaio, e quindi poi quella produzione si prolunga perché viene messo in deposito nei magazzini, fuori in campo, ma anche nelle serre, e poi viene messo in forzatura. Cosa vuol dire in forzatura? Viene immerso nell'acqua, solo la radice, e lui riparte, cioè rifà il germoglio. È come se quando a scuola mettevamo la patata sul bicchiere d'acqua e faceva le radici, poi faceva le foglioline. Ecco, il radicchio fa questo, cioè viene messo in acqua, l'acqua risorgiva dei pozzi artesiani che ci sono nel nostro territorio, quindi la fortuna di avere una falda che ha queste caratteristiche, quindi la radice ricaccia le radici, fa delle piccole radici, radichette bianche, come appunto fa la patata quando la mette su un bicchiere, e riparte perché la pianta immagina che sia ripartita la primavera, quindi la forzatura è nel far credere a questa pianta che siamo in primavera e quindi fa il germoglio nuovo. Quindi questi, noi mangiamo germogli nuovi. Noi in provincia di Venezia possiamo dire con orgoglio che abbiamo tre radicchi, la produzione di tre radicchi, anzi quattro se dividiamo il radicchio di Treviso in precoce e in tardivo, possiamo dire che ne abbiamo quattro. Allora, questo sta a dimostrare che la provincia di Venezia è il maggior produttore di radicchio, anche se il radicchio si chiama Castelfranco o Treviso, la maggior produzione noi l'abbiamo in provincia di Venezia. Che quantitativi? Allora, noi in provincia di Venezia produciamo, e stiamo parlando di produzione, non di consumo, produciamo il 50% dei radicchi prodotti in Veneto, e il Veneto produce il 50% di tutti i radicchi prodotti in Italia. Che significa che la nostra produzione si assesta sul 25% della produzione complessiva nazionale. Nella domenica inaugurale è tradizione premiare i coltivatori in gara coi loro prodotti. Colpisce la partecipazione di tanti giovani, come il vincitore assoluto, il 25enne Alessandro Stradiotto. Da queste parti il radicchio è sulla bocca di tutti, non così fuori dai confini regionali, dove il rosso fiore d'inverno è ancora molto di nicchia. A farlo conoscere in Italia e all'estero ci sta pensando la strada del radicchio. Quanto è conosciuto il radicchio fuori, diciamo, dai confini regionali? È conosciuto di nome, ma non di fatto, un po' perché comunque la nostra area di produzione è quella che è. E d'altronde è bene anche avere questa nicchia, no? Perché così ci dà la possibilità di accrescere ancora di più la qualità. Lo conoscono fino a Roma, tant'è che ieri ricevetti una telefonata che mi si chiedeva dove lo si poteva comprare. Ecco, io dissi che glielo potevamo inviare, anche perché dopo alla fine non è che abbiamo tanta produzione. Quindi non riusciremo comunque a soddisfare una richiesta maggiore? Secondo me no. Perché c'è da dire una cosa, ha bisogno di una rotazione quadriennale alla semina, cioè quindi sullo stesso campo noi non possiamo, per disciplinare, no, non io ma i produttori non possono ripetere la produzione ogni anno, ma bensì ogni triennio, se non vado errato, per quello che è il disciplinare dell'IGP. E per sapere tutto su questa nostra cicoria, direttamente da Tokyo è sbarcata a Martellago una giornalista specializzata, Akiko Sakamoto. Akiko Sakamoto, cosa ci fa una reporter giapponese alla festa del radicchio di Martellago? Radicchio anche in Giappone sta cominciando a coltivare il radicchio. Lei dice che deve sapere radicchi di Treviso, di IGP, e così è venuta a vedere che cosa state organizzando, così deve portare in Giappone e sviluppare meglio bello radicchio di Treviso. Ma come ti piace da mangiare il radicchio? Allora, è piaciuto molto il risotto di radicchio, anche quello che ho fatto marinato, anche quello fatta sul griglia, che è molto, piaciuto molto, ho mangiato molto bene. Sayonara!
torniamo alla festa, aperta fino a lunedì 17 dicembre, con iniziative sempre diverse. Fra tutte va segnalata la serata del Radicchio d'Argento, il concorso canoro che quest'anno avrà come ospite Sir Oliver Scardi. Anche quest'anno il concorso canoro Radicchio d'Argento ci farà scoprire tante belle voci nuove. Speriamo di sì, perché abbiamo gente, minimo sono quasi 35 iscritti quest'anno, e abbiamo raggiunto molto ovviamente il record dei nostri di 5 anni che noi non organizziamo. E che tipo di artisti sono? Beh, sono quasi tutti artisti in erba, c'è qualcuno che magari anche fa addizione di canto, però quasi tutti sono tutti quanti, insomma, ragazzi. C'è qualcuno che ha un po' un'età avanzata. Non c'è un limite di età, vero? No, noi l'abbiamo fatto dai 12 ai 99 anni, perché se sono troppo piccoli dopo la gente si intenerisce troppo. Senta, i concorrenti sono tutti solisti o ci sono anche dei gruppi? No, gruppi musicali no, facciamo duo che cantano solo, però gruppi... Per noi è impossibile riuscire a gestirli qua all'interno della festa. E la giuria da chi è composta? La giuria è composta da quasi tutti i musicisti o gente che è nel settore della musica. Quindi diciamo, valsi, è 5 anni che c'è il dottor Frani, maestro Frani, che è lui che dirige questa giuria di, insomma, di tecnici in pratica. Quasi tutta gente che è del mestiere. Last but not least, la cucina di Martellago offre superbe pietanze in tempi rapidi, con specialità che si trovano soltanto qui. In cucina diciamo che è il nostro fiore all'occhiello, diciamo la nostra festa è proprio riconosciuta proprio per la cucina, insomma. Partiamo insomma dai primi piatti tutti a base di radicchio, dal risotto al pasticcio ai gnocchi, fino ad arrivare al dolce radicchio, è la nostra specialità insomma della festa. E per ingannare l'attesa vedo che si può fare anche un cruciverba. Sì, da qualche anno abbiamo questa novità, le persone hanno la possibilità, dopo aver speso, insomma, acquistato la comanda, insomma, le pietanze, hanno la possibilità di compilare un cruciverba, e lunedì sera c'è l'estrazione del cruciverba. Chi compila il cruciverba ha la possibilità di vincere 2 biciclette. Ma quante persone date da mangiare qui più o meno? Beh, stimiamo circa 20.000 persone in tutta la manifestazione. Il capannone tiene più di 1.000 posti a sedere. E il cartellone di questa 25esima edizione propone anche molte offerte speciali, come le pizze a 5 euro dopo le 10 di sera, e poi un concerto gospel, uno spettacolo di cabaret, persino una gita sui campi a Pear Radicchio. Sì, venite a Martellago, vi aspettiamo. Una tenda struttura di 3.000 metri quadrati, riscaldata e molto animata. Fino a lunedì 17 dicembre la mostra del Radicchio Tardivo vi aspetta a Martellago. L'ingresso è libero e una volta dentro il divertimento è assicurato. E lo diciamo assieme, dai. 1, 2, 3. Buon appetito!